Ciao a tutti, che meraviglia! Questa roba è sempre da coglioni. Questa roba è sempre una cosa da coglioni, ma fanno così anche quelli in serie, quindi sì, c'è niente da fare, dobbiamo farlo anche noi. Allora, come abbiamo detto 2 secondi fa, per noi altri, chiaramente ci hanno chiesto in chat se questo è un porno, ma non è un porno. Ma il fatto che tu sistemassi, sì, ragazzi, ho tentato di sistemarmi, ma non vogliamo non dirglielo, perché non gli interessa. Tanto mi sta venendo un caldo dalla Madonna, perché secondo me come iniziatore va un cazzo, perché oggi non ha messo sole e quindi fa... Non fa abbastanza, vabbè. Comunque, allora dobbiamo riprendere da dove abbiamo smesso ieri. Tra virgolette, sì. Abbiamo una bellissima cronometro a squadra e poi ci saluteremo definitivamente per oggi. Forse anche per sempre. Questo non si può. No, non è il caso, guarda, non ti preoccupare, non sentirti in colpa. Anzi, guarda, vincerai un premio che noi non ti potremo mai elargire perché non abbiamo un euro, ma è visto e considerato che sei intervenuto e hai pure scritto. Ecco, quindi probabilmente da qui alla fine del gioco il tour sarà gli unici 3 messaggi saranno i suoi. Allora, abbiamo questa bellissima cronometro squadra che noi non sappiamo minimamente fare, abbiamo una squadra di merda tra le altre cose. Però speriamo quindi che siano un po' più in forma. Non abbiamo visto come erano in forma l'altro giorno, sarà un disastro, se la forma era dalle nostre. Sì, noi abbiamo provato per vedere come funzionava, funziona esattamente come tutti gli altri anni. Io sono preoccupato per le curve, comunque. Non so come faccio a essere favorito. Però siamo tutti così, è uno rosso, Haller. Il baffo figo, sì. Lui, ecco, quello è uscito da un porno, secondo lui me. Lui secondo me fa dei porno tedeschi dei primi anni 90. Secondo me c'ha le calzettine a mezza polpaccio. Le faceva con Kelly Trump il porno, ne sono quasi sicuro. Color oliva. E c'ha sì calzettine, esatto, sì, ecco così. Sono quasi sicuro, se andiamo a cercare dei porno con Kelly Trump, che faremo subito adesso su Twitch, perché ecco, sì, salterà fuori lui. Amico di Jessica Rizza, come ripeto, vedi. Probabilmente, esatto, perché tanto comunque alla fine all'epoca è stato inquadrato subito, poverino. Esatto, lui è un intenditore, comunque, vedi. A me piaceva Selene, però. Cioè, no, vabbè. Comunque va bene, ok. Selene, no, guarda che devo schiacciare ancora io, giusto, è vero, sì, è vero. Pensa come andremo bene. No, devi fare tu adesso, però. Ma tu l'hai selezionato l'uomo. E certo, ho selezionato cosa? Anche visto che hai selezionato. Vabbè, io posso. Non è che devo premere 43 volte. No, devi... perfetto. Ma tanto adesso ce li si scambia. Sarà un... sì, okay, perché... Oh, devi chiamare tu i cambi, sì, mi raccomando. Sì, benissimo. Ah, ok. Non bisognava schiacciare. Però ricordi che magari c'ho da premere. Adesso sarà una cosa breve ma intensa. Sì, molto intensa. Parliamoci perché dovremmo. Un po' come quelli che soffrono di eiaculazione precoce. Secondo me dovremmo rifarla. Allora, io direi andiamo normali fino al primo coso, poi alziamo un pelino magari. Alzato già stanco. Come cazzo posso? Guarda cosa gli è già scesa. Cambio! Ma devo sempre chiamare io i cambi? Sì, chiama sempre tu, che così lo sappiamo. Cazzo, ma tu comunque, cioè, siamo già stanchi a bestia. E l'altro non eravamo nessuno, era in forma. Ma stiamo andando come voleva lui. Lo so, Teo, ma lo cambia. Sai che... Guarda, questo è già disfatto. La crona squadra in due deve essere tosta. No, più altro è un incubo, guarda. Però... Senti, facciamo una cosa, che liamo un pelo perché sennò qui moriamo, sì, prima dell'arrivo. Cambia ancora. Era meglio se facevamo un porno. Sì, era sicuramente. Ma questo non è stato più attenzione. Ma questo non è OnlyFans, quindi non si può fare. Non siamo in grado. Non è una situazione di piacere. Questo sembra che perde meno. Forse chi meno è questo qua? Non lo so. È uno, non c'è il nome. È uno. È Gigi Lofricchio, perché è famosissimo. Cambia ancora, va? Vabbè. Faremo schifo perché adesso non possiamo neanche ruzzare. No, già ieri abbiamo preso un minuto e rotti. Sì, è un disastro. E l'abbiamo fatta. Che quando l'ho provata da solo, non erano così. Io sono preoccupato sulle curve perché ieri poi abbiamo perso il pornatore. Questo è vero, però. E anche Van Poppel. Occhio alla curva. Questa è una curva, quindi cambiamo dopo. Sì, sì, sicuramente. No, teniamo. Ok. Il problema è che io non so. Se sei tu ancora davanti. Ah, ok. Pensavo avessi già schiacciato. No, ancora. Sono momenti di grande tensione. Poi quando vedremo il distacco, tipo 24 minuti. Tra poco arriva. Cambia, va. Limona, questi continuano a dire. D'altronde c'è Haller. Qui è già stanco. Quello che ha fatto è per fare i porno. Quindi è già arrivato. Limona, stanco. Poi. Cioè, guarda, questo c'ha già la roba rossa che è andata a fare. Io ti sta superando ancora senza. Cambio. Adesso. Il Roglic ce l'hai tu. Sono partito io che avevo. Ecco, siamo già dietro. Fuori quello che dovremmo fare noi. Esatto. Cioè, non il miglior però tempo. C'è abbastanza di forma, però dai. Ecco, siamo a 19. Madonna, cioè abbiamo 30 secondi, sarà uno strage. Ieri cambia. Ieri quant'era? Io aumento un pelo, guarda. Ieri era meno peggio di così, secondo me, quando abbiamo provato bene, a farla. Bene. Per vedere come andava oggi. Perché oggi ci ha tenuto la stanchezza di merda della tappa prima, è un disastro. Aspettatelo che la forte crono, capito? Sombrero. Okay. Ma il problema è che dove lo vedo il nome? Viene fuori sotto te quando cambiamo. Ah, ok. Tipo adesso io cambierei ancora. Vai.
Ma io non ce l'ho. Io non ce l'ho il nome. Però Ivan Poppel, famoso per le sue grandi tette. Ah, sì? Perché, eh sì, perché guarda. Cioè, ah, tu lo vedi, lo vedo, ecco, lo vedo, okay, io. Lo adesso vedi. Non lo vedo più, ma. Comunque è una merda, cambiamo subito. Eccolo, c'hai tu sombrero. Vai che fai il sombrero, vai. Sfruttarlo, ma prima che non c'ha molta stamina manco lui. Non si dice. Poi c'è questo. Sembra che sta morendo. Cioè, sembra veramente dietro a morire, una cosa. Tanto il porno si fa fatica, eh. Haller ha fatto il porno e è arrivato stanco questo disgraziato. Questo cretino. Di merda. Ma poteva farlo dopo. Poi comunque forse è austriaco, quindi vedi. Cambierei ancora, guarda. Sì, va bene. Sì, sì, ma c'è proprio l'area. Ma dal ti stiamo andando al massimo? Stiamo andando alla rossa? Stiamo andando. Tira su un'attacca. Stiamo andando sulla. Non lo so, perché io ce l'avevo giusto. Non so. C'era una curva qua davanti? Non lo so. Una volta parlava, ma sto mentecato non parla più. Cambia adesso, va. Oh cazzo, c'è una curva. Ok, non è una gran curva, è più che altro. È la mezza curva, era quella che. Ok. Il mio si è schiantato, ma ha fatto la curva di sponda. Però adesso. C'è qualcuno? Non lo so. C'è qualcuno? Non lo so. C'è Balasov dietro di te. È una situazione. Però potresti averlo a mano. Se ti cambierei perché Donita Duns qui è stanca. Vai, vai. Devo oh cazzo, sono finito in fondo, non si capisce più niente. Sto arrivando io. Ah, ok, ma ti sto seguendo con questo. Oh, mio, ti sta seguendo. Perché eravamo tutti mischiati. Sì, come curva al solito, solita perché merda. Il mio è finito in fondo, ha fatto la curva questo di sponda. Questo però sembrerebbe che ne ha ancora, quindi lasciamo. Teniamolo lì un attimo, allora, questo qui. È Roglic. Ah, ecco. Sì, è l'uno. È l'unico che è bravo sulle crono. No, a quanto pare anche sombrero sarebbe capace. Però tu ce l'hai la roba illuminata. Sì, ha la roba illuminata sulle crono, proprio. Effettivamente, c'hai ragione. Senti, cambia ancora? Cambia, va. Però forse anche sombrero, sì. Questo però lo vedo già una merda. Gli spettatori, l'unico spettatore che c'è, il gentile spettatore da casa ci dice che sombrero è bravo a crono, vuol dire che ce l'avrà illuminata anche lui. Senti, ricambio perché questo sta morendo. Abbiamo capito che gli unici che ne hanno un po' sono Vlasov e gli unici decenti della squadra che probabilmente sombrero nel mentre che fa la siesta. Perché sta così questo? Anche Ungels va bene a crono. Cambia, vai. Simone, perché questo mi si sta schiantando. Aspetta che poi ricambio ancora perché questo io è morto. Ho schiacciato, ma passo davanti e poi cambio, sì. Io cambio. Prima che io sono a cazzo, sono dietro. Sono tutti a cazzo, si sono smistati fuori tutti, è una meraviglia. Adesso ora che io arrivo davanti. Ed è messo anche di merda pure questo, guarda. Sì, anche questo qui è mio, Cambia ancora. Madonna, cambio siamo ancora pure caso, io. Teo. Ok, chi è in testa adesso? Sono... Quindi tu guido sono io. Sono pure peggio sei io. Sei tu. Cambia ancora se il tuo è morto, prendo io. C'ha ragione lui, Ungers non è tanto male. Dov'è? Quello che, è quello che sto usando io adesso. Ok, io sono. Siamo tutti a cazzo, ma guarda come siamo disposti. Sì, ma guarda come siamo disposti. Le frecce tricolore sono bravissimi. Stiamo facendo siete deficienti. Una cronometro perfetta, ma non capisco io di cosa sono ci stiamo lamentando. Schiaccio, cambio. Sì, ma sono terzo io. Guarda. Fa niente, chi c'è quello che passa davanti? Io. Ce n'è un po', quindi va bene, sì, tienilo sì. Lì. Che perché questa situazione è. Sembriamo le frecce tricolori, noi non stiamo facendo gli incroci, cose. Li vedi nella realtà, sono tutti un incoronati dietro. Ma non capisco di cosa ci stiamo parlando. Guarda che è una cronometro perfetta. Non passa uno spillo. Benissimo. Poi variamo noi che sembriamo gli scappati di casa. Stiamo facendo alla grande. Il mio perché non sta in fila? E vedi. Cambia, va. Cambio. Si cambia, cambia. Oddio, ricambio. Cambia ancora. Quello sto morendo. Avanti io ancora. Ce n'è uno che muore. Di prima. Fa niente, lascialo lì, a questo punto tieni davanti lui. Il mio è morto, però ufficialmente non lo è del tutto perché sta lì. Il problema è che ce la fa a farli tutti da qui alla fine. In teoria sì, chilometri. Però se vuoi potresti provare a cambiare. Aspetta cambiare. Che c'è la curva, questa è mezza curva o curva? Cambio, cambio, cambio. Ok, sono Roglic, sì. Cazzo, occhio c'è la curva, curva. Occhio. Occhio, occhio ragazzi, occhio. Ah! È passato davanti il mio, non so che cazzo ci fa sombrero. Io quasi quasi li tiro, tanto mancano 2,7 km. Qua là morirà, ma contano i primi 4, no? In teoria sì. Dice che contano i primi 4, quindi. Se non senti, è cambiato il regolamento in questo. Tiro la fine fino con lui. Se non è cambiato questo cazzo di regolamento. Cosa dici? Sì, sì, va bene. Speriamo che qualcuno. Questo sta spedalando. Il mio sta andando come un sombrero. Sta morendo. Beh, manca un chilometro, speriamo che non muoiano. Sombrero sono io a questo punto, visto che stava muovendo. Ma che ne so. Dai che manca un chilometro, tenete tenere duro. Siamo 19esimi su quante? Facciamo su 20 schifo, probabilmente sì, facciamo schifo al cazzo. Però forse occhio. Recuperiamo, poi siamo di Rossi adesso, quindi magari. Olè. È uno quasi morto. Uno proprio è tipo bravi. Arrivato. Sì, ma conta nei primi 4, ha detto lui, no? Quindi chi se ne frega, potevano anche morire. It was a stage on which we could un disastro really pop è sempre schifoso però, poteva, però sinceramente poteva andare peggio dai. Quanto preso? 34 secondi poteva andare meglio. Avevamo un minuto e rotto sì, abbiamo sì, poteva andare nell'ultimo. Non lo so, non ho capito niente. Eravamo ma... a 1.01 mi sembra di distacco. Insomma la classifica non ci arriverà al secondo insomma, intermedio. Meglio così che come poteva sembrare che andasse a finire o sbaglio. Non lo so, io non ci ho più capito niente. Però ho fatto caso che stavamo andando meglio perché l'ultima parte era guarda lei ne ho scoperto la prossima fine.
nonostante abbiano beh se per quello la squadra anche di Vene Polo è andata bene, sì, meno male quello che la prima sa. Tappa siamo riusciti a guadagnare qualcosa proprio per puro caso, 16 secondi a Smufun, perché sennò 10 secondi perché sennò erano cazzi, sì, anche di più, che Bernal aveva 50 secondi 51. Ah sì, Bernal era 2-0-1 ah no è vero, ne? 51 secondi era altra gente, sì. E siamo arrivati noni. Vabbè, eravamo 19esimi. 19esimi, eravamo quart'ultimi, siamo arrivati noni. Eravamo 1-0-1. Poteva andare molto peggio. Sì, sì, alla fine. Tra un porno e l'altro poteva anche andare peggio. Non è una soddisfazione, ma insomma. Vabbè, abbiamo. Io non so perché sono arrivato dietro di te. Tra le altre cose, sono arrivato pure prima io di tutti del gruppo, ma però fa niente. Dai, la situazione non è proprio disperata. 34 secondi di Venepo si possono recuperare. L'Almeida è a 3 secondi. E Rodriguez è arrivato lì, ma comunque ancora dietro, quindi dietro lì. Vabbè, dai, poteva andare peggio, sinceramente. Comunque è una roba, se una competizione esterna, cioè Aller che fa il pono, bene Rodriguez, vedi, cioè. Tra l'altro tra una tappa e l'altra li fa una cosa incredibile. C'è, cioè, qualcuno che è uscito fuori tempo alla massimo, sera, si è ritirato. Vedi, gli altri si riposano, la sera lui invece comunque, lavora. Ringraziamo molto Mr. James Joe che ci ha detto, ci ha dato dei suggerimenti, poi noi non siamo capaci di metterli in atto, ma no, comunque... No. È sempre bello sapere che fatto il nostro solito spettacolo inguardabile, ma nobile. Credo che non abbiamo mai vinto una cronometro squadra. Forse siamo riusciti ad arrivare però secondi, sì. Con la Ineos forse. Sì. No, forse con la Ineos però non abbiamo anche vinto. Però è perché la Ineos aveva una squadra. Però squadre siamo incredibilmente rimasti secondi. Cioè abbiamo fatto schifo, però alla abbiamo fine anche non abbiamo anche accorciato, esatto, sbaglio. Abbiamo fatto cagare, cioè perché l'UAE ci è passato davanti, ma in realtà però, sono passati infatti, dietro gli altri. Però... Abbiamo fatto cagare, ma in realtà non così tanto, cioè era Trek fine... che è passato, ha perso un po' di. Nel complesso ci siamo quasi sì, sì, ci siamo quasi salvati, quindi vabbè. Hi guys. Allora, let's start the briefing. Mamma mia, domani l'arrivo è no, domani no, giusto, è vero, domani niente, ma domenica l'arrivo sarà impegnativo. Solo l'arrivo, Forse anche solo 3.5, ma comunque comunque sì, sì, allora, tu sei uno dei pochi che lo, cioè uno dei pochi, però sai che in Italia ogni tanto qualcuno mi dice che lo compra. Perché c'è, perché ci sono, cioè c'è la passione per, quindi il ciclismo. Quindi non sei uno dei quattro, diciamo che magari saranno 5 o 6. C'è la passione per il ciclismo in Italia, quindi la gente lo compra sperando che cambi qualcosa. Sperando, invece è così dal 2014. Invece loro gli dicono, ah è uguale, vabbè, beccati questo. Vabbè, ok, comunque per oggi abbiamo fatto, abbiamo dato le nostre figuracce di merda, abbiamo abbastanza contenuti i danni, proviamo tutti gli anni, mazza, complimenti, complimenti, sì. Sì, complimenti, che perché io credo che Bill e Putin non glielo devo, no, no. Mai aver fatto. Ci sono abbastanza arrivato vicino con qualcuno, che perché di solito noi ci scazziamo di più, perché noi lo giochiamo in due, poi sì, il resto non c'è più voglia, tu. Infatti, e quindi finisce, ma chi, sempre, cioè, no. E chi te lo fa, non ce la facciamo, non ce la si fa. Anche perché noi andremo avanti tipo noi arriviamo ottobre, con, arriviamo con un tale nervoso, esatto, alla fine della proprio prostrazione, perché adesso è ancora tutto così tranquillo distrutti. Ma perché poi questo, dopo, esatto, perché noi fino adesso abbiamo fatto praticamente soltanto 6 tappe fondamentalmente, sì, le 3 della provincia e queste qua, ora dalla fine, ragazzi, ora dalla fine avremo il nervosismo, esatto, che si taglia proprio, se ti fanno un'iniezione viene fuori il nervoso, una di sangue viene fuori il nervoso anziché il sangue. Comunque complimenti perché lo platini. Ma direi. Stavo dicendo prima che poi, sì, mi incricco un'altra volta. Allora, domani niente perché domani è vacanza. Domenica riprenderemo, torniamo, questa bellissima tappa che è anche lunghetta tra le altre cose. Cioè insomma è più lunga di quella di oggi di prima. E il finale sembrerebbe interessante. Speriamo di recuperare qualche secondo così da riuscire a inchiararci di così e magari salire 3-4 posti in classifica. Sisteron gli dà il colpo di grazia. E poi si sta così e poi niente. No, Sisteron... E la settima è un disastro. La settima o si vince alla settima o è proprio lo sfacelo. Basta, detto questo, tastiera. Tastiera. Direi che per oggi siamo a posto. Salutiamo tutti quanti. Ringraziamo Mr. James Joe che è intervenuto, lo salutiamo caramente. Basta, detto questo, grazie tante di averci seguito e alla prossima, che non è domani ma sarà dopo, anche se poi in realtà domenica su YouTube e su Rumble poi rimane domani, ma perché in realtà li mettiamo noi. No, perché hai volevo mettere dentro ancora. No, ho fatto casino, ma prima di salutare, ciao anche a te, ciao. No, però c'è una tappa che praticamente un giorno rimarrà, che non la metto, la metto il giorno dopo, perché volevo mettere dentro un video facendo vedere il spa quando c'è la 24 ore. Ma deve essere, ma non deve essere una di queste comunque. Ah, probabilmente ce ne sarà dentro un giorno che salta, perché butto dentro un video, così come quelli che ho fatto di Le Mans e del, sì, sì, sì. Basta, comunque ci penseremo a quello. Basta, grazie tante di averci seguito, ragazzi. Grazie a Mr. James Joe e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.